Nella fredda notte dell'Adriatico il Perugia fa vedere le streghe al Pescara e così come nella gara di andata si aggiudica l'intera posta al termine di 90 minuti che hanno visto in campo un discreto Delfino nel primo tempo, ma una squadra imbarazzante per pochezza nella ripresa. Chi si attendeva una pronta conferma dopo il successo di Foggia è rimasto deluso con una prova sottotono e soprattutto una inconsistenza in attacco che preoccupa alla vigilia della gara di sabato prossimo a Frosinone. Zeman manda in campo per 9 undicesimi la squadra vittoriosa allo Zaccheria con le due varianti di Carraro al posto dell'infortunato Proietti, a sorpresa di Campagnaro all'esordio in campionato per coda. All'appello in casa abruzzese mancano anche Bovo, Palazzi e i nuovi Gravion e Falco. C'è invece Yagma alla prima convocazione. Gli umbri di Breda si presentano con il modulo 3-5-2. In campo gli ex biancazzurri del prete Cerri, ma non Damiano Zanon, influenzato in odore di cessione. Out anche Mustacchio, Leali e Anne vicino alla cessione. Agli ordini del signor Pezzuto di Lecce si comincia di fronte ad oltre 7.000 spettatori in curva nord. I supporters adriatici ricordano i due super tifosi Marco Mazza e Marco Casimiri. Subito emozioni con Mancuso che al primo in aria solo davanti a Nocchi controlla male il pallone permettendo al portiere del Perugia di respingere. La risposta umbra arriva al terzo con un contropiede concluso da Di Carmine con un tiro al lato. Pescara costantemente in avanti nella prima parte di gara e in condizioni più che buone. Al sedicesimo si rivede però la squadra ospite con un tiro insidioso parato a terra da Fiorillo. I biancazzurri spingono ma vengono sorpresi al 27esimo da Quan che su cross dalla destra di Del Prete di testa sorprende Fiorillo regalando così il vantaggio un po' a sorpresa ai biancorossi di mister Breda. Doccia gelata sugli spalti con il Delfino costretto così ad inseguire. I biancazzurri accusano il colpo e per qualche minuto arrancano prima di rendersi pericolosi al 35esimo con Crescenzi che trova però la risposta del portiere ospite. Si arriva poi al 39esimo con Carraro che va a sfiorare il pareggio con un tiro violentissimo dai 25 metri. Il finale di tempo vede poi al 44esimo il palo esterno colpito da Capone. Nella ripresa si riparte senza cambi e con il Pescara in avanti sin dalle prime battute. La frenesia però fa commettere diversi errori negli appoggi ai biancazzurri che poi con il passare dei minuti si spegneranno. Al settimo Zeman richiama in panchina il bomber Pettinari per Cappelluzzo prima della ghiotta opportunità mancata da Di Carmine con Fiorillo davvero strepitoso. Al 14esimo Del Prete forse tocca in aria con la mano il pallone ma il signor Pezzuto di Lecce giudica involontario il tocco o forse non vede l'irregolarità facendo proseguire il gioco, ma la squadra di Breda è sempre pericolosa e al 19esimo è ancora lo scatenato di Carmine a fallire il 2-0 dalle parti di Fiorillo. I biancazzurri fanno tanta confusione in mezzo al campo favorendo così le ripartenze umbre. Zeman manda in campo Baez per Capone spostando Mancuso sulla sinistra. Trascorrono i minuti e Nocchi resta a braccia conserte con gli ospiti sempre pungenti in contropiede. Resta il fatto che dopo un discreto primo tempo in questa ripresa il Pescara è arbitro poco evanescente. Al 37esimo ad essere impegnato e così ancora il portiere biancazzurro Fiorillo prima del convulso e deludente finale che vede al 43esimo il raddoppio di Di Carmine che in fuorigioco segna il gol del 2-0 e chiude la gara regalando alla sua squadra una vittoria meritata. Per il Pescara è una doccia gelata dopo la vittoria di Foggia e alla vigilia di una gara difficilissima in casa del Frosinone.